Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Siamo qui come Movimento 5 Stelle a pagare l'iniziativa Zero Privilegi, e è una raccolta firme per fare una legge di iniziativa popolare che, come dice appunto il nome, vuol togliere molti dei privilegi che adesso ci sono in Regione Toscana. La prima fase è veramente a toccare l'indennità di fine rapporto, quindi eliminandola, e il rimborso spese che adesso sono forfettarie, cioè viene stabilita una diaria come rimborso spese, senza però andare nel merito di cosa realmente si è speso, e quindi togliere questo malcostume e mettere praticamente un'indennità reale sulle spese effettuate e certificate da ricevere modifiche in questa legge che riguardano ad esempio il trattamento a fine mandato, che deve essere quello contributivo. Un'altra cosa praticamente che riguarda tutti gli imprenditori, gli artigiani, che vieta praticamente, cioè modifica più vietare di avere un doppio stipendio, e quindi per chi appunto ha queste attività, che quindi può continuare a svolgere tranquillamente gestendosi il tempo, di deportare del 50% appunto sia lo stipendio sia i gettoni di presenza che vengono presi. Queste iniziative, assieme ad altre che praticamente sono tutte insieme la modifica della legge numero 3 del 2009, si prevede che possano dare un risparmio di circa 4,5 milioni di euro annui, e in questi tempi direi che è cosa più che positiva, anche per dare un pochettino un esempio a tutta la cittadinanza. Sarebbe bello se potesse essere fatto da subito questa cosa, mentre invece si dovrà applicare nella prossima legislatura, e come sempre a qualsiasi cittadino vengono chiesti sacrifici dal giorno dopo in cui vengono fatte le leggi, mentre invece a loro vengono sempre rimandati alla prossima legislatura, e magari non ci sono più neanche queste persone alla prossima legislatura. Vogliamo anche ricordare che la raccolta firme verrà effettuata al banchetto che ogni domenica teniamo giù sulla passeggiata del Molo, a Carrara il mercato di Avenza il mercoledì e quello di Marina il giovedì. Quindi in ogni punto in cui allestiremo un banchetto ci sarà anche l'iniziativa della raccolta firme Zero Privilegi, oltre che anche, lo ricordo anche se non è proprio la tematica odierna, della raccolta firme a sostegno dell'associazione Frediani per far sì che l'ospedale rimanga completamente attivo finché non sarà effettuato i termini lavori del nuovo ospedale attuale. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno.